Presidente, ieri lei ha ricordato la disoccupazione giovanile che è arrivata al 41,6%, quella generale al 12,6%, dicendo che sono i numeri del tracollo. Presidente, però le comunico che questo tracollo l'ha voluto e l'ha votato il suo partito, il Partito Democratico, sotto dettatura dell'Unione Europea. Ha detto che vorrà tagliare il cuneo fiscale a doppia cifra. Un costo che si aggira tra i 25 e i 30 miliardi di euro all'anno. Capisco che per lei i numeri sono pochi importanti, però credo le saranno utili per la sua futura attività di governo, Presidente. Non ha mai citato dove reperire le risorse. Non ha mai citato, per esempio, i costi standard con il federalismo fiscale che prevede un taglio degli sprechi di 30 miliardi all'anno. Non ha mai citato. Presidente, io capisco, Presidente, che noi non siamo alla sua altezza, ma se ha perlomeno la dignità di ascoltare quello che i Per deputati dicono durante la favore. Signor discussione generale Presidente sulla del fiducia, Consiglio, ci farebbe richiamano la sua piacere. attenzione, per Grazie. favore. Prego. Le dicevo, Presidente, non ha mai citato i costi standard del federalismo fiscale, 30 miliardi di risparmio per tagli agli sprechi. Non ha mai citato i residui fiscali attivi che ogni anno vanno dal nord a Roma e non ritornano sotto forma di aiuti alle imprese e al lavoro. Non ha mai citato gli sprechi e le vergogne nazionali che ancora esistono nel nostro paese. Le faccio un esempio su tutti, uscito in questi giorni. Il 50% di tasse e imposte a Napoli non sono pagate. Non ha citato i forestali della Calabria, un forestale ogni mezzo chilometro quadrato di superficie boschiva. Questi sono gli sprechi dove bisogna agire. Ma allora, su quali mezzi lei farà, quali mezzi le utilizzerà per andare a reperire queste risorse? Io l'unico mezzo che ho a disposizione per capire le sue intenzioni di governo è quanto ha fatto a Firenze, Presidente del Consiglio e Sindaco di Firenze, ovvero quando ha deciso di diminuire le tasse, abbassare dell'1,0,1% l'IRPEF per un totale di 1 milione di euro. Peccato che per fare questo ha aumentato il canone dell'occupazione del suolo pubblico del 50%, le tasse cimiteriali, le tasse scolastiche, delle mense scolastiche del 26%, la tassa sui rifiuti del 9%, la tassa sul soggiorno da 1 a 5 euro, i trasporti per gli alunni al 50%, i servizi educativi per i bambini del 26%. Non solo. Lei ieri ha detto che non bisogna guardare soltanto ai mercati finanziari, ma anche ai mercati rionali. Peccato che ha aumentato del 170% le tasse per i mercati coperti. E questa è la coerenza della sua politica. Ma adesso le posso dare, per quanto ci riguarda, cosa avrebbe bisogno il mercato del lavoro nel nostro Paese. Presidente, avrebbe bisogno di un capo del Consiglio che vada in Europa non a prendere ordini, ma a pretendere stesse regole per il mercato del lavoro europeo. Il caso è quello di Electrolux. Vanno in Polonia con regole del lavoro decisamente diverse, un costo del lavoro decisamente più basso rispetto al nostro Paese, quando qui in Italia, per troppo tempo, chi ci rappresentava è andato solamente a prendere ordini. Presidente, è necessario per rilanciare immediatamente l'occupazione, in particolar modo giovanile, abolire la riforma delle pensioni Fornero. Non è una cosa buona e giusta come ha detto lei, è un dramma sociale che ha creato 400.000 esodati e ha bloccato, in un momento di contrazione dell'offerta lavorativa, la possibilità ai giovani di subentrare in quei posti di lavoro. Bisogna avere il coraggio di imporsi in Europa, anche in questo. Quando c'era arrivata la famosa lettera europea e noi governavamo questo Paese per rivedere le pensioni, la Lega aveva minacciato di far cadere quel governo se le pensioni venivano toccate. Stessa cosa non è accaduto al suo partito, perché quando è arrivato Monti e la stessa lettera l'ha letta Monti, il Partito Democratico in modo compatto ha votato il dramma degli esodati e la riforma Fornero. Presidente, vado a concludere per il poco tempo. Però, Presidente Renzi, quando il fumo che ha alzato si dissolverà e le sue promesse si dovranno rapportare con la realtà, e concludo, non sarà uno schianto solo per lei, ma sarà un drammatico schianto per tutto il Paese. Ma almeno leggendo le dichiarazioni, ascoltando anche oggi in quest'Aula gli intenti di alcuni suoi colleghi di partito,
Sono convinto che avrà l'appoggio incondizionato di tutto il Partito Democratico. Matteo, stai sereno.